Il tema dell'81esima Fiera del Levante è economia e cultura in un mondo senza confini. Non poteva esserci un argomento migliore per Matera che si avvicina sempre più velocemente al 2019. La cultura è il sale di una comunità, è quello strumento che consente di costruire contenuti, ma è anche quell'obiettivo che ci si deve porre per diventare degli abitanti sempre più consapevoli dei valori di un territorio. E l'economia è l'esito dei diversi prodotti culturali che diventano offerta non soltanto per la comunità, ma anche per qualcosa che viene portato e esportato in tutto il mondo. È esattamente il lavoro che Matera 2019, la fondazione che ho l'onore di dirigere, sta svolgendo e che presenteremo insieme a TRM come nostro media partner alla Fiera del Levante. È dal 9 fino al 17 di settembre si potranno sentire i racconti dei diversi argomenti, quindi come stiamo lavorando per migliorare le infrastrutture insieme al Comune di Matera, alla Regione Basilicata, alle ferrovie Apulo-Lucane. Si potrà scoprire il lavoro che stiamo facendo con i project leader per i contenuti del programma culturale, si potrà discutere dei modelli promozionali insieme alla PT Basilicata e a Puglia Promozione, e si potrà anche capire quali sono gli sforzi che dobbiamo fare tutti insieme, in particolare quelli che vi chiediamo di fare come cittadini e come appassionati in occasione della 7ª edizione di Materadio, che si svolgerà proprio dopo la Fiera del Levante, dal 21 al 24 settembre, che abbiamo dedicato alla sostenibilità e per la quale vorremmo che tutti voi usaste un solo tipo di bicchiere che distribuiremo nell'occasione, che usiate la bici per venire dai diversi quartieri in centro, usiate il carpooling se venite da più lontano, perché vogliamo certo fare degli appuntamenti sempre più belli, ma fare in modo che il nostro straordinario pianeta, di cui ho la fortuna di avere un bellissimo scorcio qui alle mie spalle, sia un pianeta che noi contribuiamo a mantenere intatto e anzi, se possibile, a qualificare.